La voce è quella di Valerio Morucci, con la quale le Brigate Rosse annunciano l'avvenuta esecuzione di Aldo Moro, il luogo in cui si trova il cadavere. È la mattina del 9 maggio di 39 anni fa. Ma mentre l'Italia è sotto shock per l'uccisione di Moro dopo 55 giorni di prigionia, a pochi chilometri da Palermo si consuma un altro delitto, quello del giovane giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Impastato, dilaniato da una violenta esplosione. A farlo uccidere il capo di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, bersaglio preferito delle sue trasmissioni alla radio. Aldo Moro e Peppino Impastato, simboli dell'Italia che lotta contro mafia e terrorismo. E in loro onore, in ricordo delle tante vittime, spesso dimenticate, nel 2007 viene indetto il giorno della memoria per le vittime del terrorismo nazionale e internazionale. Nell'elenco figurano più di 40 cittadini italiani, tra tecnici e lavoratori all'estero, operatori umanitari, coppie di sposi, semplici turisti in visita ad un museo, presenti ad un concerto, agli acquisti prenatalizi, alla celebrazione come in Nizza della festa nazionale francese, tutti simboli del nostro modo di vita, tutti italiani uccisi in questi anni in attentati, senza considerare i militari caduti in missioni all'estero, e in più Fabrizio Regeni, vittima di un terrorismo di Stato.